Ehi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lloyd e oggi vedremo la pistola unica rara Batplug. Per ottenerla dovrete completare la missione Bidone al Bidone nei Droughts. Se non sapete dove trovarla o come completarla, vi lascio il link sotto la mia guida che ho fatto apposta. Detto ciò, vediamo quindi questa curiosa pistola che potrete ottenere come ricompensa. Batplug. Danno 1333 per 6. Precisione bassissima, maneggevolezza media, tempo di ricarica normale, cadenza di fuoco normale, cadenza caricatore 4. In pratica le infili e loro restano lì. Livello Cross 10, meno 86% danno arma, più 23% velocità di ricarica, danno corpo a corpo più 110%, zoom arma per 2.2. Funziona meglio da dietro. Allora, innanzitutto il nome. Se non sapete cos'è, cercatelo su Google. Se siete minorenni, non fatelo, chiedetelo ai vostri genitori. Detto ciò, questa è un'arma che non va usata per sparare. Infatti, vedete che ha pure un modificatore meno 86% di danno e la precisione è praticamente inesistente, senza colpi. A cosa serve? Quest'arma serve a fare melee. È una delle prime armi che hanno un bonus melee, è una di quelle che lo hanno più alto, al momento 110%. In più, per fare ovviamente onore al suo nome, questa è un'arma particolare perché da davanti ha un 110% di danno, da dietro fa il doppio, quindi ha letteralmente doppio danno, 220% da dietro. Vedete, 11.000, pisco dietro, 22.000. Detto ciò, andiamo a provare su Athena se su una build non melee può fare qualche differenza. Eccoci arrivati. La mia build si basa interamente sul potenziare il danno delle pistole e avere munizioni infinite sulle Infinity, quindi non andrà minimamente a influenzare quest'arma. Potremmo quindi provarla per vedere se effettivamente funziona. Andiamo quindi a pushare, proviamo a sparare. I danni sono assolutamente inesistenti. Proviamo a usare melee. Si può usare abbastanza velocemente rispetto ad altre armi che richiedono di più. Ma come state vedendo, è praticamente inutilizzabile. Se non avete una build B lì, non funziona. Lato positivo, questa è un'arma che potrete ottenere veramente molto all'inizio del gioco. Quindi effettivamente sarà utile, non a Mayhem, e se avete una build adatta, anche se ci sono delle pistole migliori, questa potrebbe essere un'ottima arma. Detto ciò, quindi questa arma è approvata per la modalità normale, bocciata per la modalità Mayhem. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roid è tutto. Ciao a tutti!